tanto per dire, io parlo di dati pubblici, eccetera. Quando c'è stato l'incontro alla commissione regionale, all'ARSA, al Parlamento siciliano, per quanto riguarda la valutazione diciamo, delle perizie, la consulente, diciamo, per gli americani, eccetera, letteralmente, lo hanno visto i giornalisti, quindi non sto dicendo nulla di riservato, eccetera, balbettava rispetto alle contraddizioni, perché nel frattempo è intervenuto uno studio del Politecnico di Di Torino, che Torino, non sì. è professore Zucchietto, professore un altro suo collega, che non è che sono gli ultimi arrivati, li chiamano che sono i massimi esperti di sta roba, ditevo, i quali dicono pubblicamente, vanno detto pure nelle manifestazioni senza problemi, che qua il pericolo c'è come. Adesso invece il presidente Crocetta, che all'inizio aveva con grande impeto, eccetera, eccetera, Revocato tutto. revocato tutto, ma prima ancora, guarda caso, c'era una piccola coincidenza anche col momento elettorale, ma queste sono Vabbè, vabbè. coincidenze certe Sì, beh, volte. certo, capitano E quelle. allora a un certo punto aveva detto appunto che no mos, no mos, eccetera, eccetera. Dopodiché ha detto, dice, no, c'è il Consiglio Superiore, Di diciamo, della sanità. Sanità, insomma, già sulla indipendenza, diciamo, abbiamo qualche. Dice, che praticamente che deve dare il suo parere, e poi in base a questo parere, eccetera. Il cosa dà il suo parere? Il quale non è che dice per la verità che pericoli non ce ne sono, anche se viene attraversato in questione. Dice semplicemente che per vedere in effetti lo stato della situazione, di pericolo, eccetera, bisogna prima montarle le antenne. Cioè, perché diversamente come fai a capirlo se no? Certo. E allora a quel punto quindi noi Tu dovremmo stare da buoni. prima te lo devi bere il veleno, poi se te muori vuol dire Noi dobbiamo farle montare le antenne e stare buone, perché poi tanto che ci vuole a smontarle di nuovo una volta che l'hanno montato? Non ci vuole 300 niente, metri d'antenna. non hai problemi, poi alla fine diventa facile smontarle, eccetera. Ora, dico, al di là delle battute che sono certe volte anche, la cosa, diciamo, appunto, il ritiro delle autorizzazioni, dopo, diciamo, tutta quella presa di posizione della regione, che ha competenze, diciamo, sulla questione ambientale, sulla questione su altre questioni, eccetera, è una situazione, diciamo, come dire, che lascia perplesse anche per la tempestività di questo ritiro, eccetera, eccetera. La cosa che devo dire, io lo dico con grande libertà, mi ha veramente scandalizzato, che a un certo punto il presidente, evidentemente, per, come dire, giustificare, quindi dimostrando una spregiudicatezza veramente preoccupante, per giustificare evidentemente questo suo cambiafaccia, che ci poteva pure stare, perché io dico, un'istituzione decide lui quali sono i dati che servono a informare la Cambiano sua gli decisione, scenari, cambiano poi. gli scenari, cambiano le cose, eccetera. Che però tu devi dire che quello è un movimento, ripeto, in cui ci sono, come dire, dietro la mafia e i blocchi, quelli spuntano dovunque, Vabbè, si quello sa, i vabbè. blocchi perché servono. Cioè, è una cosa veramente offensiva. Attenzione, perché le uniche prove concrete, se vogliamo parlare di mafia in modo serio, non in chiacchiere, di coinvolgimento della mafia, è al contrario. È quello Era la che. ditta che costruiva, che era mafiosa, che gli avevano ritirato il certificato antimafia, e nonostante questo ha continuato a lavorare chissà perché. Perché di fronte agli interessi strategici, eccetera, vai a pensare a quello che gli manca il certificato antimafia, eccetera, eccetera. Allora dico, su questa vicenda io devo dire che sono indignato, ma non solo come, diciamo, un cittadino che si è impegnato in questa vicenda, ma perché la mistificazione è grave. Tu cambia idea, tu dici io i dati che ritengo giusti sono questi, ma non puoi, ripeto come la storia ti ha dato, tu infangare un movimento. Tra l'altro in cui i dati oggettivi vanno in direzione diversa, dovresti stare più attento a com'è la Certo, poi situazione. la cosa Black Bloc Mafia è spettacolare, Ah, ce lo dico. c'è i black bloc e la mafia, figurati che la mafia faceva entrare pure i black bloc. Bellissimo, cioè. Di spettacolarità, Crocetta E poi. allora, questo ci dà, diciamo, delle preoccupazioni rispetto a questo modo di intendere la politica. E vabbè, la cosa, ci sono state delle reazioni molto forti, probabilmente ci sarà anche una manifestazione, come è giusto che sia, anche molto ironica su questo fatto, perché l'argomento, diciamo, è grottesco, però quando si parla di cose No, serie, si parla farlo della vita delle persone. in modo comico, diciamo, diventa pericoloso. Quindi da questo punto di vista speriamo, diciamo, in qualche modo che sia. Comunque, io. Comunque quella è una battaglia C'è una importante, cosa come tutte. importante, comunque, anche quella lettera che hanno scritto degli intellettuali americani, Patti Smith, cioè hanno scritto a Obama dicendo che di non.
Sì, ci sono. Di no. Quindi voglio dire, è una cosa che indigna anche tutti, anche gli americani stessi, cioè proprio. Ripeto, io potevo trovare addirittura con il estremo pragmatismo, lo dico ovviamente giusto per dare il senso dell'iperbole, potevo trovare a un certo punto per sue valutazioni, il presidente della regione diceva io non ci posso fare niente perché mi hanno, questo va detto perché sono dati ufficiali, a parte tutte le forme di intimidazione che ha ricevuto la popolazione, cioè, le mamme non mosse avvicinate uno per uno, diciamo, quindi cose che in uno Stato democratico dovrebbero preoccupare molto più queste cose, che non, certo. Eccetera. A parte, diciamo, tutte queste discorse, erano state offerte per continuare i lavori una strada provinciale nuova, perché è giusto che il territorio senta, diciamo, abbia vantaggi, eccetera, un poco di posti di lavoro dentro la base, eccetera, eccetera, e cosa più importante, mi pare significativa, il potenziamento del polo oncologico, perché dopo sta male, ha bisogno del polo oncologico ed è giusto che sia. Ma incredibile, ma si può ragionare in questi termini, diciamo, ufficialmente, eccetera. Quindi sostanzialmente c'era una sorta di ammissione, perché se io cioè, voglio dire, alla fine tu ammetti, questo lo dice una persona di buon senso, dice allora che mi stai dicendo è così. La verità è che certe volte, probabilmente perché hanno anche sottovalutato il movimento nel suo complesso, eccetera, come dire, se si è andate anche per la tangente. Ripeto, quando però si parla di cose serie, maledettamente serie, diciamo, il fatto stesso che noi ridiamo per un momento, però poi ritorniamo subito seri, nel senso che parliamo di cosa. Quindi la vicenda Moss, ripeto, comunque andrà, diciamo, il movimento, diciamo, sembra abbastanza vivo, con tutti i movimenti, lo sappiamo, sono sempre un casino, è inutile illudersi che abbiamo le cose perfette, eccetera. Dopodiché, diciamo, non dare, come dire, riconoscimento a questo movimento comunque di avere posto un problema serio, allora o sei capace di confutare pure il Politecnico di Torino con i suoi dati, o quantomeno mettiti in un atteggiamento dialogante, invece dimostri che per salvare, diciamo, la tua, diciamo, immagine, cosa che purtroppo da questo punto di vista bisogna vedere, che, come dire, gli esempi vengono subito colti da tutte le parti, per salvare la tua immagine a ogni costo, tiri fuori delle cose. Arriva la diffamazione, questa è diffamazione. Questa è diffamazione, infatti c'è stato un articolo simpaticissimo di Antonio Mazzeo, un giornalista della zona del Messinese, si è occupato molto anche del ponte, altra bufala terrificante, in cui lui è un esperto, sì, di questioni, su globalist.it mi sembra che l'ho letto. Lui è un esperto di questioni strategiche in generale, segue tutte queste vicende e cose varie, e lui ha fatto un articolo, dice, molto simpatico, in cui ha detto che un pentito conferma le accuse di Crocetta. Sì. E lui, il pentito era lui, e gli dice, cioè, un articolo spassosissimo, perché questa vicenda forse è giusto affrontarla, diciamo, anche con l'elemento satirico, eccetera. Dopodiché, diciamo, questa è la realtà è di una installazione sicuramente pericolosa, la realtà è quella di una procedura amministrativa sicuramente che, diciamo, lascia molte perplessità, sicuramente c'è una popolazione che comunque sta esprimendo un livello di dissenso che va rispettato, certo. Dopodiché digli che il responso del Consiglio Superiore della Sanità è perfetto, eccetera, ma non digli che sono mafiosi, perché questo è veramente un comportamento irresponsabile e spregiudicato. Io posso anche dire una cosa per chiudere, ma a me pure comunque mi darebbe fastidio sapere che nella mia terra, nella mia nazione, ci sono 4 o 5 gaglioffi che possono comandare dei droni che vanno a fare danni, che vanno a mantenere la pace, come dicono loro, come dice anche il ministro della difesa, insomma, adesso il nome non lo ricordo perché è quello di Monti, insomma, lui dice che praticamente è necessario perché i droni servono per mantenere la pace. Il ministro Mauro si chiama, come l'ho ricordato. Allora, queste cose. La guerra si fa per mantenere la pace. Qualcuno diceva. Ho capito, però. Esportiamo democrazia. Sì, però è così, per esportare la democrazia servono i droni. Io ringrazio Giovanni, noi avremo poi modo di collaborare anche per le nostre attività dell'osservatorio. E grazie ancora del tuo contributo. Grazie a voi. Giovanni.